Хватит, дайте ему отдохнуть. Да. Начал работы на нас. Доложите генералу. Picture you getting down in a prison tomb, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual. Hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag of useless, but not for long. The future is coming on. Michele, il cellulare, forza. Non è scritto ancora niente. Vuoi rifare la terza come casa Dio? Ho rifatto anche la seconda, se è per questo. Preside. La dottoressa deve dire due parole ai ragazzi. Che è successo? Seduti. Buongiorno, ragazzi. Vi rubo solo un minuto. Qualcuno di voi ha visto per caso Martino Breccia? È successo qualcosa a Breccia? È morto di seghe. Martino manca da casa da due giorni. La sua mamma è andata a svegliarlo e in camera sua non c'era. Il suo letto era intatto. Se lo vedete, se lo sentite, ditegli di tornare a casa. Mm? Vabbè. In bocca al lupo. Gli ispettori. Grazie, mamma. Salutate l'ispettore. Buongiorno. Forza, ragazzi. Finite il compito. Professoressa! Faccia fuori i soldi. Che scarpe. Che schifo. Ridammeli, quelli mi servono. Se no cosa fai? Ci fai restare da mammina? Ma ci fai picchiare da papà. Oh, scusa, è vero, tu non ce l'hai papà. Sembra meglio che avercelo in galera. Scemo. Non è in galera, è uscito ieri.
Io non sono scemo. Ti do 10 secondi di vantaggio. Sono generoso. Sì, ma così non va. 10, 9, 8. Questi sono 10 punti. Troppo facile. Hai pestato una merda! Candela, per favore! Ciao! Hola, Mickey! Ci sono le lasagne! Chi le ha fatte? Tu mamma! Non ho fame. So I left my colors behind. Che fai? Candela, vai via. Non capisco il linguaggio degli umani. Una cosa che non ho mai capito. Anche se Superman si mette gli occhiali, come fanno a non riconoscerlo? E questo cosa serve? Candela! Superman! Ma chi ci dorme qui? È per gli amici. Amici? Quali amici? Ehi, è pericoloso toccarli. Che ti serve? Un costume da supereroe. Ma ho solo questi. Eccolo! Ma che roba è? Xin Xiao, un supereroe cinese, famosissimo. È un po'... Perché manca il mantello? Che potere avrebbe? Lo scoprirai. Sono io. Vi ho chiamato solo per dirvi che sono andato via. Perché mi sono stufato. Sto via solo per un po'. Non preoccupatevi. Quello è il video che Martino Breccia ha mandato ai suoi 2 ore fa. Ma almeno avete capito dove l'ha mandato. Sembrano i bagni di una stazione. Lo senti l'altoparlante? Vedi di capire che dice. Questo patatone qua a scuola è un genio. Domani aveva le Olimpiadi di matematica. Non ti sembra strano che scappi proprio adesso? No, non è a lui che manca la figura paterna. Dice single, non zitella, mamma. Dai, a domani, dai. Mostro, ma non è la festa di Stella? Non ci vado, faccio schifo. Come schifo? 50 euro? Che cos'è? Un supereroe, cinese. Scommetto che non ce l'ha nessuno. Dai, alzati, fatti vedere. Alza la testa. Sei bellissimo. Mi prude. Non è mica facile il mestiere del supereroe. Svolazzare di qui e di lì, salvare tutta quella gente in pericolo. Come papà? Sì, più o meno. Papà era un poliziotto come me. Ma anche lui salvava la gente in pericolo.
Dai, vai alla festa, che sennò Stella ci rimane male. Non mi aspettare alzata. Girls and boys, snakes and rocks in place of toys, create panic and gather noise. We'll trick or treat, walking down on your street, you should better give us your cakes and sweets. Well, we'll sing the song and at last night says... Bonsoir. Chi sono? Maria Antonietta. Dopo la ghigliottina. Silenzi! Ma da che cosa ti sei vestito? Da dissenteria. È un supereroe. Cinese. Cinese? Davvero? Io ci sono stata in Cina. E com'è la Cina? Non è che ricordi granché, avevo 4 anni e ci sono stata solo per 1 anno. E qui quanto resti? Sono appena arrivata. Ma qui mi piace. C'è il mare. Un attimo di attenzione, prego! Cos'è questa roba? Chiedilo a lui. L'abbiamo copiata dal suo cellulare, dopo che la Siani gliel'ha requisito. È vero. Vuoi ballare con noi? Michelin! Stupido costume cinese. Qual è il tuo superpotere? Fammi sparire, fammi diventare invisibile! Miki, sei pronto? Dai, mostro, fai tardi. Miki? Ma che ci fai sotto il letto? Mario. Che ci fai sotto il letto? Esci di qui, su. Dai. Su, esci fuori di lì. Esci fuori. Dai. Mario, che c'è? E questo? Ma non vedi che è un disegno?
Dai, andiamo. Pronto? Ciao mamma. No, ora non posso. Ti chiamo dopo. Adesso. Sono un mostro. Sono un mostro. Boriani, presente. Robon, presente. Silenzi, silenzi. E assente. Silenzio, assente. Volpi, è alle finali. Già, il tennis. Va bene, cominciamo. Allora, ragazzi, parentesi tonda. Due terzi. Io capisco il suo risentimento, professoressa Siani, ma le ricordo che il padre del ragazzo è appena uscito di galera. Perfetto, il padre esce e il figlio ci entra. Fatto buttare via questa partita. Te la sei fatta addosso. Hai avuto paura. Papà, è successo qualcosa. Tornatene a casa a piedi, così avrai modo di riflettere.
Vuoi giocare con me? Aiuto! Sono stato io! Te lo giuro, papà, non sono stato io! Monta in macchina, il resto te lo do a casa! Forza, ragazze! Hop, 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 hop! Andate a farvi la doccia! Hop, hop, hop! Spiegami però, perché da solo non ce la faccio. È un miracolo che non ti hanno sospeso. Michi, alle ragazze piace andare per gradi. Togliersi i vestiti viene proprio all'ultimo, non so come dire. Ma che t'ha preso? Che è successo? Niente. Vabbè. Andiamo in rosticceria, prendo pollo arrosto e patatine. Non ho tanta fame. Neanch'io. Ci facciamo una birra? Mamma. No, niente. No. Su, su. Minnella, dimmi. Che cosa? Arrivo subito, arrivo subito. Brando Volpi è scomparso. Vi sentite sbagliati? Soli, quasi invisibili agli occhi dei vostri genitori, dei vostri stessi amici. Ma guardate, ragazzi, che è tutto normale, sapete? Non c'è proprio niente di sbagliato in voi. Tutte le vostre paure, le vostre malinconie, sono sentimenti importanti, sapete, e anche utili, se imparate a capirli. Questo dottor Basili che avete davanti, voi chiamatemi Giorgio, cosa sarà mai venuto a fare qui? Uno psicologo della Polizia di Stato? Ve lo dico subito, guardate, io sono qui semplicemente per aiutarvi a capire meglio voi stessi. Per esempio, il vostro compagno Brando ha lasciato ai genitori un biglietto con scritto: voglio stare da solo, non mi cercate. E anche Martino ha chiesto ai genitori la stessa cosa. Ecco, secondo voi, perché l'hanno fatto? Li ho avuti anch'io, 13 anni, sono un'età terrificante. Ti vengono i brufoli, ti cambia la voce. Non sei più un bambino, ma non sei ancora neanche un adulto. Beh, io 3 volte sono scappato di casa quando ero alle medie. I capelli bianchi li ho fatto venire a mia madre. Eppure, mi vedete, eccomi qua. Ma secondo voi ci vuole un valido motivo per scappare o si può fare anche così? Solo per mettersi alla prova. Tu cosa dici, eh? Per esempio, lui ce l'ha sicuro un valido motivo per scappare. Ma se i ragni sputtano le ragnatele dalla bocca, perché l'uomo ragno le fa uscire dai polsi? Candela, vai di sotto. Perché? Tua mamma chiede se può scendere. Non è vero. Candela, per favore! Mi fai passare? Ciao. Ciao.
prego, non dire niente, ti spiego tutto. No, niente! Tutto bene! Se tolgo la mano, giuri che non griderai. Quando ho messo il costume non ho sentito niente di strano. O forse sì, un po' di prurito alle gambe, ma quello perché è acrilico, credo. Forse il potere mi è entrato dentro la pelle quando ci ho dormito. E se ti lavi? Ti passa? Ma che? Forse è un pigiama magico. Se lo metti la sera per andare a dormire, poi la mattina diventi invisibile. Un pigiama magico? In effetti sembra un pigiama. Magari funziona che se lo metti tanto tempo, poi resti invisibile tanto tempo. E adesso quando è che torni normale? Non lo so, Candela, non lo so! Sei un supereroe. Sì, vabbè. Sei il ragazzo invisibile e adesso devi aiutare la gente in pericolo. Che vuoi che aiuti? Sono solo uno sfigato. Martino Breccia, un ragazzino sovrappeso e molto sensibile e che adesso, in occasione di queste Olimpiadi di matematica, forse non regge la pressione e scappa. E poi Brando Volpi, un campioncino che fa una figuraccia proprio davanti al padre esigente. E guarda caso, dopo la sconfitta, non si è più visto. Quindi, secondo lei, le sparizioni sono volontarie? Guardate, non sono io che lo dico. Qua noi abbiamo un videomessaggio di Martino e un biglietto di Brando. C'è poco da far congetture, mi sembra. Va bene, allora perché lei è stato mandato qui? Sostanzialmente per tenere basso l'allarme sociale. In questi casi il pericolo è sempre l'emulazione, no? Quindi, adesso l'importante è trasmettere tranquillità. Va bene? Pronto? Ciao mamma. No, non sto lavorando troppo. Comunque non è quello, almeno non è solo quello. No mamma, non sto fumando, lo sai che non fumo più da 12 anni, da quando è arrivato Miki, eh? E poi è lui che mi preoccupa. Non lo so, è nervoso, è strano, è ostile, ecco. Poi ieri ha combinato un guaio. Anche oggi non è in casa, gli ho detto che mi deve avvisare quando non... Sì, mi deve avvisare. Senti, ma secondo te è possibile che lui inconsciamente senta di essere stato adottato? Aspetta. Miki, sei tu? No, niente, era sembrato.
Chi sei? Un fantasma? Un angelo? O sei solo il vento? Sei tu questo? Facciamo che arriva più in alto. Vuoi essere il mio amico? Io qui non ne ho tanti. Mia madre dice che non devo dare confidenza agli sconosciuti, ma in questo caso... Tu c'erai una mamma? No. Vuoi una caramella? È l'ultima. Puoi mangiare, vero? Ma non ti faccio paura. No! Oddio, devo andare ad allenarmi. Ci rivediamo, vero? Si fa per dire. Ok? Ok. Ciao. Stella, volevo chiederti scusa per quello. Non fa niente. Person dead from such as plenty. No need to go get locked away. When I leave your arms, the things that I think of. No need to get over alarmed. I'm coming home. Sei entrato? Sì. Mi hai fatto paura. Dove sei? Which one our parents love most? Sei sempre raffreddato tu, eh? Mm-hmm. Hai freddo? Un po'. Stella, sei pronta che è la palestra? Che ci fai con quella coperta lì? Ah, avevo freddo. Dai, sbrigati. Entra sempre senza bussare. Lo sapevo che tornavi. Ma tu esisti veramente? Beh, penso di sì. Se chiudo gli occhi, ti vedo. No. Forse devo venirti più vicino. Forse. Ancora più vicino. Make sure my sister knows I loved her. Make sure my mother knows the same. Always remember there was nothing worth sharing like the love and love. Devo andare. Ma dimmi almeno come ti chiami. Glielo devi dire. Glielo devi dire. Glielo devi dire. Che fai? Glielo vado a dire.
Dobbiamo lavorare sull'allineamento. E poi devi vincere questa paura del vuoto. Tu continua. Io vado a prendere un caffè. Vuoi niente al bar? No, grazie. Che ci fai qui? No, niente, portavo Mori a fare la pipì. No, pipì non si può dire. Portavo Mori spesso? Che coincidenza. In effetti faccio sempre questo giro. Vuoi che ti accompagni a casa? Accompagna a casa. Sotto la sua responsabilità. Tempo di un caffè. Ma non ho dove lasciarla. Stai bene? Ti fa male? Non sono riuscito a fermarla. Oh, hai fatto anche troppo, capito? È solo una piccola frattura. Una notte dal veterinario e domani ce lo portiamo a casa come nuovo. È stato bravo. Sì. Mi ha dato un morso al polso. Vedrai che la ritroviamo. Capito? Adesso devi riposare, ci penso io a te. Siamo amici, Stella. Voglio tornare a casa. Ci tornerai presto, nottelliere. Risultato analizza непонятные. Ma prima dobbiamo farti qualche domanda. Oui, commandeur. Produci, Miscat. Devi salvare Stella! Devi salvare Stella! Cosa? Parlavi nel sonno. Devo salvare Stella, devo salvare Stella. Dove vai? No, no, no! Cosa cerchi? Il mio costume! Ma non c'è! Ma che fai? Eccolo! No, no, si è ristretto. Ma funziona ancora. Se non posso metterlo, come faccio a saperlo? Ho freddo. Devo aspettare ancora per molto.
forse funziona solo con te. Miki, sono a casa? Sì. Se mi dai un attimo te lo dico. Aspetta, guarda, ti richiamo. Ah, sei sveglio? Io sono distrutto, ho lavorato tutta la notte. L'hai lavato tu il mio costume? Miki, puzzava. L'hai rovinato. Vabbè, dammelo, vedrò di sistemartelo. Ho rovinato. Non si può sistemare, ti odio! Miki, non se habla sia tu madre. Lei non è mia madre. Tu non sei mia madre! Allora non siete scappati di casa? Il costume non è importante. Sì, mi hai già visto. No. Non ho rapito io la tua amica. Come fai a sapere quello che penso? Ma chi sei? Mi chiamo Andrei. E sono tuo padre. Mio padre è morto, era un poliziotto. Era un eroe. Questo è quello che ti è stato raccontato. Come te le immagini la Russia? La Russia? È lì che sono nato. Avevo una vita normale, la mia famiglia, amici. Poi all'improvviso tutto è cambiato. Ci fu un disastro nucleare. Le radiazioni hanno ucciso molte persone. Ne hanno fatto ammalare altre. E altre ancora col passare del tempo. Sono cambiate. Il loro DNA è mutato. Speciali li chiamavano. Le radiazioni avevano dato loro dei poteri. E quei poteri hanno attirato l'interesse di un gruppo paramilitare, guidato da un generale nostalgico della guerra fredda. La divisione. Ci hanno rinchiusi in un posto da qualche parte in Siberia e ci hanno usato come cavie per molto tempo. Capire come funzionavamo per poterci usare come armi. E te marcischi, nobla tecnica questa. Se analisi attrezzatevi. Immagino un esercito invincibile. Armi perfette. No, te giovane. Возможно, он не видит. Io ero una delle loro cavie preferite.
l'unico in grado di leggere il pensiero. Ma come tutti gli altri, più usavo il mio potere, più il mio corpo si consumava. Molti si ammalarono. Io cominciai a perdere la vista. I poteri hanno il loro lato oscuro. Un giorno lo capirai anche tu. Ma c'era un altro problema per la divisione. Tutti gli speciali erano sterili. Tutti. Tranne me e tua madre. Ricordo il giorno in cui è arrivata. Yelena. Nella sua mente ho sentito una paura uguale alla mia. Ma ho visto anche qualcos'altro. Che le piacevo. Poi sei nato tu, il figlio di due speciali. Loro non stavano nella pelle, ma sapevamo che ti avrebbero portato via da noi. Allora, io e tua madre abbiamo preso una decisione. Tua madre ti ha passato il suo dono e si è sacrificata per salvarti. Yelena. Lianachka. Ti ho portato in giro per l'Europa e ho sempre cancellato le nostre tracce. Ma ho capito che prima o poi mi avrebbero preso. Così ho scelto il posto più tranquillo dove tu potessi crescere. Ti ho lasciato a Giovanna, che si era appena trasferita in città. Quando l'ho guardato, ho letto nella sua mente che era una brava persona e che desiderava un figlio più di ogni altra cosa. Che ti avrebbe amato. È stato facile per una poliziotta farsi fare i tuoi documenti. E così per tutti è diventata tua madre. No.
Non pensare niente di brutto su di lei. Io penso quello che mi pare. E smetti di frugare nella mia testa. Non posso smettere. E sai leggere la mente di tutti? Di quelli che mi sono vicini. Come quel pescatore lì. In questo momento si sta chiedendo se deve chiamare la polizia. Con tutti questi rapimenti di ragazzini. Tra un attimo deciderà, non ci resta molto. Non è ancora tornato? Signora Maria, in caso avvertimi subito. Tutto bene, sì? Non va bene per niente. Dovevamo dare subito l'allarme. Io me lo sentivo che erano scappati di casa. Dovevo seguire il mio istinto invece di... Invece di dar retta a me? Ma cosa succede? Parlo col poliziotto o con lo psicologo? Parli con un amico. Oggi Michele mi ha detto che non sono sua madre. E perché? Perché è vero. Ah. Non lo sapevo. Non lo sapeva nessuno, Mimi. Non so come ha fatto a scoprirlo. Mi posso fidare di te? Non vedo perché non dovresti. Mi perdoni. Una chiamata. Aspetta, io non ho nessun potere. Era il costume che me lo dava. Ti ha solo sbloccato qualcosa nella mente. Sarebbe capitato comunque. Stai diventando grande. Hai perso sangue dal naso ultimamente. Sì. Vedi? Quel costume non significa niente. Il potere è dentro di te. Se non riesco nemmeno a controllarlo. Imparerai presto, vedrai. Ma che gli hai fatto? Gli ho cancellato la memoria. Ora non si ricorderà di noi. Non fa bene andarsene in giro nudi in pieno inverno. Tua madre aveva lo stesso problema. Così loro hanno costruito questo. Cos'è? Il tessuto di questa tuta reagisce a contatto con la pelle. Quando diventi invisibile, lo diventa anche la tuta. Portala sempre sotto i vestiti. E considerala un regalo di tua madre. E questo? È il simbolo degli speciali. La S in rosso si scrive così. Ora ascoltami. La divisione sa che sei qui, quindi scappa. Io ti troverò. Le nostre menti sono in contatto. Lo sono sempre state. Assurdo. Dice di non ricordarsi niente né dell'uomo né del bambino. Non ricorda neanche di averci fatto la chiamata. E che ci facevi qui? Niente. E non hai visto niente? Non sparire più così, hai capito? Mai più. Adesso vado a prendere Mario dal veterinario. Tu torni a casa. E quando vengo io parliamo. Ok? Lo accompagno io se vuoi. Sì, grazie, mi faresti un gran favore. A me hanno chiesto quando ho scoperto di essere dotata per la ginnastica e se so fare altre cose. Io ho chiesto quali cose, ma non hanno risposto. A me hanno chiesto qual è la radice quadrata finita di 131.071. Ma che sciocchezze, non ha radice quadrata finita, è un numero primo. A me hanno chiesto del tennis. Forse sono alieni, mascherati da umani. Forse possono leggere i nostri pensieri. Magari anche adesso. Ok, fate il vuoto, non pensate a niente. Aia! Mettila, ciccione! Non sono grasso, ho il metabolismo pigro. Sanno delle cose su di noi. Sanno che tu sei brava a tennis e tu... Che sei una palla di ciccia. Brando. Che sei bravo con i numeri.
riuscito a fare salti su una trave. Esatto. Forse cercano ragazzi con qualche talento particolare. Sì, ma perché? Che cosa significa? Che dobbiamo scappare. Prepara un tè, cosa dici? Bene qua. Scusa, non rispondevi. Non avevo sentito. Giulia è pronto. Devi far merenda, se non poi tua madre chi la sente? Lo so, è un'età difficile la tua. Grandi cambiamenti. Si cominciano a scoprire tutte le potenzialità che abbiamo dentro. Biscotto, dai. Chiuso a chiave. Sai, con tutta la brutta gente che c'è in giro, meglio non rischiare. Guarda che se chiami la polizia, i tuoi amici muoiono. Dai, Michele, apri, non voglio farti del male, davvero.
ancora lavorare sulla mira, giovane Andreevich. Oh, ma hai già un ottimo controllo. Noi ti faremo diventare più bravo. Cosa potresti fare tu qui, in mezzo alla gente normale? Questo non è un mondo per te, giovane Andreevich. Penserebbero tutti che sei un mostro. Invece tu sei unico. Tu sei uno speciale. Ottima idea. Peccato. Cazzo! Vai, quello ci ammazza! Giovane Andreevich! Ivan Patti! È un ordine! Signor sì! Adesso mi dici chi cazzo sei? Aspetta! Non prendo ordini! Tra uno senza! Faccia! Ivan, fermati! Hai finito? Silenzi. Michele? Aia! Potresti per cortesia muoverti con delicatezza? Sta zitto, ciccione! State zitti! Io di psicologi ne ho visti tanti, ma come questo? Non è uno psicologo, è una spia russa, te l'ho detto. È lui che ha rapito Brando e Stella. Uno psicologo che rapisce i bambini? Non è uno psicologo! Ah, non è uno psicologo, e allora dillo. Mi pareva. Ma tu? Perché hai visto tanti psicologi? Psicologi? Sì, l'hai detto tu. Ah, niente, è per il DDA. Cos'è? Disturbo della attenzione. Dicono che ce l'ho. Ah. Per te non è vero. Che cosa? Che ce l'hai. Cosa? Niente, lascia perdere. E così, questo qua ha rapito Brando, eh? E anche Martino, e Stella. E anche Brando. Sì, anche Brando. Cos'è? Qui è dove veniamo a fare i nostri combattimenti di paintball. E questo è un Kingman ETK4, ultimo modello. Ti prende a 300 metri. Ivan, quelli hanno le armi vere.
Poi devi vincere questa paura del vuoto. Se gli altri ci potessero dire dove sono. Io il modo lo troverei. Cioè? Farei un segnale, una cosa così. Sì, vabbè. Ivan, sei un genio. Come faccio a salire? C'è quello! Ho un piano! Cioè? Tu diventi invisibile e tieni pronto, al resto ci penso io. È tutta la vita che aspetto questo momento. Происходит. Я не знаю, что там случилось, все такое ляпля. Иди, сделай контроль по всей территории. Давай. Давай. Все на борт, все на борт. Делайте проверку. Кацу! Что происходит? У нас проблема со системой безопасности. Николай контролирует. Ничего серьезного. Андрей, я знаю, что ты придешь. Это та женщина. И они тоже в поиске мальчика. Sapevo che Michele era speciale, ma non così. Sei stata una madre eccezionale. Comunque sia, Michele è la cosa più bella che mi sia mai capitata. Отмени меня, как девчонка.
Все внутрь, немедленно. Миша, что случилось? Apri la cella. Venite fuori. Dentro voi due. Svegli. Devono avermi somministrato delle droghe. Potentissime. Oh cazzo, silenzi. Allora eri tu. Spero non sia una delusione. Scusate se vi disturbo, che ne direste di continuare questa conversazione fuori di qui? Seguitemi. Aspetta, c'è qualcun altro, dobbiamo liberarlo. Ma neanche per sogno, andiamo. Un vecchio, l'ho visto quando ho cercato di scappare. Lo tengono prigioniero. Ok, Brando. Portali tu fuori. Io vengo con te. No! Tu non sai dove lo tengono nascosto, io sì. Di qua. Di qua! Quella è chiusa. Visto? Tienila tu. Fermati. Aspetta. Lui sa dove mi chiede. Di qui. Uscite da questa parte! È bloccata! Sono chiusi dentro! What's this? Fatti vedere, Andrejevic. Stella, perché? Io non sono Stella. Come non sei Stella? Stella! Il mio nome è un altro. Artiglio. Quando la mia mente ne artiglia un'altra, non ci sono effetti collaterali. Forse una lieve emicrania. È tempo perso, Michele. A casa tua sei riuscito a sfuggirmi, ma da qui non puoi scappare. Tu non sei mai venuto a casa mia. Oh sì, invece. Io ero lui. Preparo un tè, cosa dici? Com'era la tua amica Stella? Atvidi minha v kameru. Tu sei come me, Michele. Siamo due speciali. Io non sono come te. Закрой дверь. Давай, давай! Защищай, командира! Иди сюда! Где? Где? Уйди!
No! È un miracolo! Basta! Pensa alla tua amica. Vasili, ma sei sicuro? Sì, lo psicologo me l'ha detto, Michele. Non ci posso credere. Ci sono più guardie. Отправляемся. Принято. Non so cos'è, ma non mi piace per niente. Domina? Yes, sir. Aspetta! Stabilizzeruenza la cobbini pazza! E Michele non è qui. Sta per esplodere. Siamo in viaggio. Finalmente si torna a casa. Presto mi ringrazierai. Non appena potrai riabbracciare tua madre. Non è vero. L'avete uccisa, siete stati voi. No, no. Sono stati loro, i normali, a farle del male. Ma non l'hanno uccisa. E adesso la divisione è nostra. Madre è viva e ti sta aspettando. State indietro, indietro, via! Ora mettiamo la tua amica Stella nella capsula di salvataggio e la rispediamo sana e salva in superficie. State bene, Michele, Stella? E sono giusto tornato indietro. Scendete. Presto! Veloci, qui esplode tutto! Dov'è mio figlio? Io non lo so. Mi sono svegliato qua dentro. Non mi ricordo più niente. Non ci credo, portami da lui. È così, ti dico. Ho il vuoto. Non so neanche come ho fatto a farmi questo. E non trovo più i miei occhiali. Giovanna! Andiamo! Michele non è più qui. Sta dicendo la verità. Sinistra. Scala. Michele. Tu non c'entri niente con questa gente normale, con le loro vite normali e grigie.
spese a cercare di far quadrare i conti che non tornano e tirare su marmocchi che faranno le stesse vite dei loro padri. Siamo noi, la tua famiglia e il tuo destino. Sì, mostrami cosa sai fare. Michele, silenzio. Tua madre sarà molto delusa. Mia madre è morta. Stella, come si fa adesso? Non ti capisce niente. Dovrebbe essere questo. Come dovrebbe? Possiamo vederlo un'altra volta. Deve essere una specie di illusione ottica, come un miraggio, non si spiega. Se... Signori, mi sa che non ci sono più dubbi. Da oggi anche la nostra città ha il suo supereroe. Sì, però mi spiace dirti che non esistono mica i supereroi, mi sembra. Sta zitto tu, che non è ancora chiara la tua posizione in questa... Ma cosa dici? Che... Lui non c'entra niente. Ecco, bravo, diglielo tu, che sennò qua... No. Scusa un attimo. Io lo so cosa vuoi fare. È necessario. Perché? Perché ora tutti sanno che sei speciale. Appunto. Sarai sempre in pericolo. Non mi importa. A me sì. Non devi avere una vita come quella che ho avuto io. Io non voglio. Non voglio che tutto torni come prima. Ma il mio potere sparirà. Il tuo potere non può sparire. E forse ne è anche degli altri. E tu? Te ne vai. Saprò sempre quando avrai bisogno di me. Ma se cercavano me, perché hanno rapito Stella? Ora questo non importa. La sola cosa importante è che nessuno si ricordi niente di questa notte. Dammi solo un minuto, papà. Miki, non ti trovavo più. Sono confusa, è la cosa più incredibile che mi sia mai capitata. Anche a me. Che c'è? Stella. Tu ti dimenticherai di me. Impossibile. Tu vai dagli altri. Io ti raggiungo.
cavolo significa non mi ricordo nulla? Quello che le ho detto è tutto così confuso. Ma come si spiega un'amnesia collettiva? Lei è uno psicologo? Mi scusi, dottore, io proprio non capisco. Io è come se fossi stato posseduto da una forza aliena. Ecco. Ma lei c'è stata sopra quel natante? Sì, mi pare di sì. I bambini li ha liberati? Certo, oddio, non so proprio come sia successo. E allora si prenda tutto il merito per la malora. Così chiudiamo questa storia una volta per tutte. Complimenti. Grazie. Grazie quindi all'ispettore superiore Giovanna Silenzi si risolve con un lieto fine e molti interrogativi la storia della sparizione dei tre ragazzi. Passiamo ora allo spot. Davvero? Anche sui giornali. Tu mamma è un eroe, lo sai. L'importante è che siano salvi, no? Grazie mamma, grazie. Mia madre mi ha detto che è fiera di me per la prima volta. Tanto io lo so che sei stato tu. Shh. A proposito, mostro. Lo sai che io a te stasera ti porto a mangiare la pizza? Che te lo meriti dopo quello che hai fatto? Cosa? Qualcuno mi ha detto che hai preso 8 in matematica. Come hai fatto? Hai copiato? No. Sì, hai copiato. No. Sì. No. Sì. No. Te lo leggo negli occhi. Sì, vabbè. Ciao. Sei stato bravo. Li hai riportati a casa. Te l'avevo promesso. Ciao. Mamma. Sei contento che sono tornato? Ivan, tu non sei davvero stupido. È solo un disturbo dell'attenzione. Non è una cosa grave, la puoi controllare. E tu? Se proprio vuoi prendertela con qualcuno, prenditela con tuo padre. Cosa? Volete picchiarmi? Fate pure. Allora, se mi permettete. Stella! Ciao! Ma non ti fermi alla festa? Non mi va di essere festeggiata perché sono stata rapita. Beh, ci vediamo. Sei sempre raffreddato tu, eh? Facciamo la strada insieme? Perché no? Sai, sono preoccupata per domani che c'è il compito di matematica. Ah, ma io ho trovato un trucco. Un trucco? Beh, trucco. Diciamo trucco. Più facile di quello che pensi. Generale, la nostra missione è fallita. Lo speciale Andreevich ci è sfuggito. Shh,
giovane Natasha che cercavamo è nascosta in Marocco. Questa è una buona notizia. Vai. Sì, sì. Piccolina, non piangere. Siamo liberi finalmente. Oh my goodness, an invisible boy. When my heart changes, others will see a child with a toy. They look so scared, they look so sad, and I disappear. I'm so full of fears, oh my goodness, I'm the invisible boy. From you, from the lips down.
voice, but I never heard nothing. I never heard nothing. And I think I heard you speak, but I never heard nothing. I never heard nothing. You love me, and I think I heard your voice, but I never heard nothing. I never heard nothing, and I think I heard you speak, but I never heard nothing. I never heard nothing, and I'm waiting for the day. Something, just say something.